in base ai miei contemporanei, è stata una meravigliosa fatica. Quando abbiamo ideato Invasioni Contemporanee, abbiamo pensato a realizzare un progetto di comunità, ovvero un progetto che potesse in qualche modo incidere su alcuni territori colpiti dal terremoto della provincia di Ascoli Piceno attraverso i linguaggi espressivi contemporanei. Far ritrovare cultura a dei luoghi che si sono concentrati a lungo sulle cose che non funzionavano e invece si sono riconcentrati di nuovo su di loro e su quello che di bello hanno da dare. Le energie che abbiamo trovato qui erano più forti delle nostre. Queste energie si sono fuse e hanno incominciato a dialogare, a creare qualcosa che avesse davvero una relazione con le persone e con i territori. Abbiamo selezionato su 200 candidature di artisti provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale 18 giovani creativi nelle discipline artistiche del teatro danza, del lighting design e della musica contemporanea. Hanno abitato questi territori per un periodo di 30 giorni. Hanno creato un dialogo, hanno creato dei rapporti, delle amicizie, hanno ascoltato. Poi hanno restituito a queste comunità uno sguardo. Una grande opportunità per i miei ragazzi di interagire con dei professionisti. Si sono occupati di tutta la parte strutturale, la scenografia e eventuali paesaggi sonori. Che cosa è stato poi effettivamente Invasioni Contemporanee? Intanto è stato un progetto guidato dalla bellezza in tutti i suoi momenti. Il raggio del primo giorno creato dal collettivo del Sicomoro, che andava verso l'infinito, sembrava veramente dare l'avvio a tutto quello che è successo dopo. Abbiamo visto le attrici di Agave Teatro raccogliere le storie di Arquata, Luca Scapellato, catturare i suoni del territorio e restituirli in modo davvero elegante. E poi la performance itinerante dei teatri della plebe a Castignano. Il sodalizio artistico tra San Papier e Orchestra Musica Manens. Le finestre aperte sulla balconata di balzo di Sara Jacuponi. L'installazione luminosa di Daniele Rosselli. I rintocchi dell'antica campana di Santa Maria in Pantano. Che i Terramaricche e Serena Brami hanno fatto risuonare dopo 3 anni. Le melodie meravigliose del collettivo Blumin all'interno di una cava di travertino ad Acqua Santa Terme. Noi vogliamo parlare di storie di futuro e di storie di futuro qua ce ne stanno. Questa campana è lì, a balzo, ma è ferma. Sta ferma lì da 3 anni. Facciamola suonare oggi. Da dove si viene? Di che cosa si è fatto? Qual è la nostra origine? In questo luogo siamo stati accolti, ci è stato offerto ristoro e sorriso. Forse basta questo per entrare in un mondo speciale. L'arte e la creatività sono dei dispositivi potentissimi di rigenerazione creativa.